Allora, salve, pronto? 3, 2, 1, via. Salve popolo di internet, il mio nome è Cosmo Comic, 2K iniziali e una C finale. Siamo in compagnia di Crash Stefano e siamo bella. Qui. Che? Bella. Bella. E siamo qui nella caverna di fuoco. Ora, cioè, non nella, davanti all'entrata della caverna di fuoco. Ho allenato off camera i personaggi, come avete visto nel montaggio in cui utilizzo le limite dei miei personaggi contro i mostri babbi. Tranne il tirannosauro. Il tirannosauro deve essere all'inizio abbastanza forte. No, non ho ancora incontrato il tirannosauro e non ci tengo incontrato, almeno non adesso. Sarebbe un bel allenamento contro i frutti. Ho aspettato. C'è cacchio che allenamento. Ho aspettato che i miei Guardian Force arrivassero a livello 5 per poter. E il Junction Magie, allora. Stai vedendo il tutorial? Sì, il tutorial. No. Allora, una volta per esempio, che hai assimilato la magia, prova varie combinazioni Junction. Sai come funziona il Translate? Sì, sì, mi ricordo. Scusa, le scocciature per oggi sono finite. Speriamo. Ok, facciamo sti junction magie. Che? Proprio ok, ok. Ci sei? Sì, ci sono. Allora, vi spiego il junction magie. Il junction magie serve per regolare i parametri e le statistiche dei personaggi. Attaccando mettendo una magia di mettendo una magia possiamo aumentare i parametri i parametri dei nostri personaggi. Mettendo per esempio energia su Mag, ho aumentato la mia energia di ho aumentato la mia energia. Mettendo un'altra magia mettendo Mag, ho aumentato la mia energia di, la statistica Mag di magia di 10, cioè di 2.
facendo arrivare a 10. E più magie accumuli, più hai più la possibilità di aumentare le statistiche ci sono. Ora, al momento ci sono solo la SPR per Squall, il Blizz. Oh, energia gli dà di più. Ok, va bene, mettiamogli energia allora. Anche per te. Ora. Sì, hai ragione. Certamente, sprecando le magie, le statistiche si abbassano. Quindi, andiamo verso i due insegnanti davanti alla caverna di fuoco. Io ho portato le bruschette che facciamo un barbecue. Allora, mi avete... Qualcuno di voi mi ha... Qualcuno mi ha detto di fare parti un po' più corte. Io, sai che faccio? Li accontenterò. Farò questa... la missione cattura Ifrit in 10 minuti. Ce la farà? Ah, mi ha scritto Is. Cosa? Scritto Is e adesso ti accorgo. Mi ha detto Way. Ah, ok. Allora, obiettivo: ottenere un GF livello base. Supporto da parte di un SID. Preparativi completati? Sì. Sono pronto. Io ti farò da supporto. Insegnante numero 14. Questi strepe. Definisci il tempo a disposizione. Tieni conto delle tue abilità. Abilità! Tieni conto delle tue abilità! Opera scelte opportune. Allora, abbiamo trovato un esempio di come io voglio fare in fretta. Io voglio fare in fretta e furia questo questo boss, questo Ifrit, quindi 10 minuti. Occupiamoci crepi il lupo. Molto povero bene. Lupo. Ah, buona fortuna. Ok, iniziamo subito. E parte. Posso aiutarti nelle battaglie? Ma tu dovrai scegliere dove andare. Ricevuto. Spesso gli studenti non riescono a dare il meglio quando vengono qui con me. Sarà colpa del mio fascino? Questa qui è proprio strana. Scherzavo! Volevo solo spezzare l'attenzione. In effetti ha ragione, siamo in una... in un luogo coso pieno di lava e... ed è assurdo che... Oh, nemici! Perfetto! Visto che se volevamo fare una chiamata tutti e tre, però ti ho detto che stavamo già registrando. Vabbè, quando faremo la prossima parte di Fabri in operazione Babelon? Magari anche tra poco, quando finisco. Sì. Ok. Non voglio perdere tempo che... qui il tempo... non ne voglio perdere molto. Mamma, ha risposto pure il mago Wumpa e gli ho chiesto una parte di fare. Noi iniziamo a registrare proprio quando tutti dicono sì, dai. E poi alla fine ci troviamo solo noi due babbi a registrare. Siamo babbi, hai ragione. E... quindi cazzo, ci sono... no, Viros! Viros è un elemento
Non mi... Controlla il suo potere in cosa... Allora... Forza! Facciamo sorpresa da Stand in Furia, che non ho tempo da perdere. Mamma mia, forse ho fatto una cazzata a mettermi io 10 minuti. Forse ce la possiamo fare. Ancora resiste. Oh no. Oh, quasi sei fretta di arrivare alla caverna, puoi usare il comando Fu. Però aspetta, poi il rango di sì. È un'arma doppia. Un'arma a doppio taglio sicuramente. Parla più forte, che non ti si sente a momenti. È un'arma a doppio taglio. Ok, va bene così. Perfetto, Squall mi ha aumentato di livello, perfetto. Proprio come pensavo, tu e Safer non siete come gli altri studenti. Siete davvero forti. E che cazzo! Proprio! Proprio i due nemici più babbi. Mi trovo davanti ai nemici più babbi e io perdo ancora tempo alla mia azione, l'animazione della fanfara e tutte le cose. Io non ho tempo da perdere. Oh, mamma mia. Viva il tuo esame inizia qui, sei pronto? Sì, sì, sono pronto. Vai, sembra tutto a posto. Perfetto! Ce l'abbiamo fatta! Ora! Ok! E dovresti vedere la mia faccia in questo momento! Solo che io disattivo sempre tutto cane! E quindi non si può vedere. Sì, mi sembra strano. Sì, mi sembra strano perché io perdo tempo in queste cose, ma fidatevi, c'è una ragione. Ok, perfetto, 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 perfetto. Utilizzo la magia scan su Ifrit perché voglio andare a tutta forza con i GF. Forza, tutta aprirla. Vabbè. Ifrit è una delle mie invocazioni preferite del gioco. Anche una delle mie. Una delle mie invocazioni preferite. Cazzo, non mi fai l'animazione di fare... Tu ce l'hai Blizzard a portata di mano? Sì, ce l'ho abbastanza Blizzard. Ah, perfetto. Che bella la Shiva. Questo adesso mi dirà. Possedete il potere di Shiva! Ora si caga addosso, si cacca veramente addosso adesso. Del resto ci hanno dato loro Shiva, quindi dovrebbe essere consentito. Eh sì.
Ma sì, abbiamo fatto tutto bene fino adesso. Che vuoi che sia? Non male per un essere umano. Piuttosto male per un Guardian Force. Impertinenti umani! Mazza! La suo attacco più potente! Oh, benedite mazze! Cazzo, no. C'è la parte intelligente che mi sta... supportando. Sconfitto da una mano! Impossibile! D'accordo! Il mio potere sarà con... a vostra disposizione! Un minuto! Tredici! È stato impossibile ottenere... Sì! C'è riuscito! Ci sono riuscito! Ifrit, Davide, hai cambiato il nome a Ifrit? Volevo cambiarlo, il mio GF preferito, però in effetti ci ho riflettuto dopo che avevamo fatto la parte e ho pensato, ma forse invoco mio cugino. Sì, mio cugino è una cosa un po' strana. Davide, mi sembrava figo! Cioè... Ma Davide... Poi... Abbo... Gli confermo Ifrit, perché... Oh, gli potrei fermare Ifrit... Con l'attimo... Ifrit... potrei anche fare... Ho capito che da dove viene statifico... Boh... Non ne ho idea... Senti... Teniamocela questa D finale. Forza. Va bene. Non abbiamo molto tempo, ma ti spiegherò ugualmente. Hai ottenuto un nuovo GF. Se farai ora qualche... se farai ora junction a questo GF, potrai usare l'abilità J elementale. Ti spiego cosa vuol dire tutto ciò. Avevi detto che le scocciature erano finite! Dicono sempre così, no? First e Mac. Ovviamente yeah. Osmo le sa già, quindi... Sì. E la D. I parametri. Ecco, il junction elementale vuol dire i parametri su cui si possono applicare le magie. Si possono applicare le magie per aumentare le statistiche e modificarle. E quando tuttavia non è possibile fare junction a magie non elementali come energia. La magia non è elementale. Fuoco, gelo, tuono. Che caspita, quella cosa lì. No, roccia. Giusto, terra, acqua, aria. Sfiga. No, veleno, e veleno, aria, acqua e quell'ultima cosa lì, magia, boh. Che caspita. Coca-Cola. Abbiamo citato elementi
di ogni tipo. Gelo 50%, sì sì abbiamo, va bene. E quando appare una stellina vuol dire che è al 100% e oltre. Abbiamo capito. Va bene, il tempo di uscire da questa caverna di fuoco e ci vediamo alla prossima parte di Final Fantasy 8. Quindi il tempo di uscire, avanti. Se ci fanno incontrare qualche piccolo mostro cicciato. Ok, se trovi qualche scrigno che ti ha sfuggito, visto che c'è un sacco di strade. Come? Parla più forte. Se qualche oggetto dimenticato, se c'erano tanti. Dai, tranquillo, tranquillo, non penso di dimenticare qualche cosa. Ah, cioè, hai fatto tutto in 10 minuti senza lasciare niente dietro. No. Anzi, posso anche direttamente prendere le cose mentre torni indietro. No? È un coso enorme volante molto debole. Bandy Away ha la melodia più bella di tutto il gioco, malinconica, piena di tensione, proprio ti trasporta. Forza, usciamo di qui. Ok, è 21 minuti. Sì. No, aspetta. Adesso sono 21 minuti. Oi, Crash! 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 Oh cielo, Crash! Ci sei? Crash! Niente. Tutti quelli che con cui gioco all'improvviso perdono la loro connessione. Cosa caspita succede in questo mondo? Crash Stefano? Ci sei ancora? Hai ragione, una parte intelligente, dovrei chiudere la parte. Va bene. Per questa parte è tutto. Allenerò Ifrit fino al livello 5 off camera. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci popolo di internet. Qui è Cosmo Comic e Crash Stefano che vi salutano. Arrivederci. Un attimo, torniamo un attimo indietro. Che cosa caspita è quello? C'è una macchina al lato che ha una faccia cattiva. Okay.
Aspetta, ripeti un attimo. Qualche giorno fa mi capita di andare su Cheeseburger, un sito divertente, e noto un post che riferisce ad una ipotetica linea temporale dei film della Pixar e apre una teoria interessante che nasce da una semplice domanda. I film della Pixar appartengono tutti allo stesso universo? Notate bene? Parlo solo di Disney Pixar, non classici Disney. Notate la differenza.